Ciao a tutti ragazze e ragazze, allora questo è un video tag in collaborazione con Paola Style. Paola Style la trovate qui su YouTube, è una bravissima persona, io mi diverto un sacco quando guardo i suoi video perché non sono proprio monotoni, anzi ogni volta mi fa sempre sorridere, anche se sono un po' triste, guardo un suo video e veramente mi scasso delle risate perché lei è favolosa, veramente. Io ve la consiglio, vi metterò il link qui sotto nell'info box e dovete andare a vedere subito un suo video, anche uno solo, e capirete com'è fatta, proprio vi fa morire dalle risate. E quindi la saluto, le mando un grossissimo bacio. E io questo video tag l'ho visto sul canale di Martina Sacco, vi linkerò anche il suo video qua sotto. Io non so il nome delle ragazze da cui è, diciamo, è nato questo tag perché non le conosco, io ho visto soltanto il video di Martina e quindi l'ho proposto a Paola. Questo video tag si chiama Spring Tag, quindi dobbiamo far vedere i prodotti primaverili che utilizziamo di più. E quindi iniziamo. Sono 6 le domande e iniziamo con la prima. La prima è il brush preferito primaverile. Il blush preferito primaverile è questo qua della Kiko, è della linea Sun Bronzing Blush ed è il 101 Crystal Rose. Il packaging è questo, sicuramente lo riconoscerete, è nell'edizione limitata di Kiko ed è 8,5 grammi di prodotto con una scadenza di 18 mesi. Ha uno specchietto favoloso, grandissimo, e il prodotto è questo qua. Allora, il blush è favoloso, come vedete ha tre tonalità. Queste tre tonalità mi piacciono tantissimo perché con queste tre tonalità io mischio tutte assieme e mi fa un blush di un colore particolare. Adesso vi faccio lo swatch dei tre blush, giusto, delle tre tonalità che sono queste, e ve li sfumo direttamente sulla mano. E questa è la tonalità che si vede. Non so se rende. Non so se rende. Questa è la tonalità. Mi piace tantissimo perché oltre a fare un viso molto naturale, perché ovviamente anche se siamo in primavera non possiamo metterci delle cose troppo 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 esagerate. E io questo lo adoro, veramente. Oggi non ce l'ho, ho un altro blush perché per velocità ho utilizzato i prodotti, ho messo i prodotti che utilizzo più velocemente per smaltirli. Però questo è il blush che preferisco. Io li metto ad esempio quando ho delle, tipo devo uscire, devo andare a fare delle cose particolari, allora metto questo blush. Mi trovo benissimo, poi mi piace tanto, non ha tanti brillantini come vedete, però mi piace perché mi dà un tocco di pelle sana e mi piace veramente tanto. Non so quante volte ho detto mi piace Paola, non lo so. Contate quante volte ho detto mi piace che vi mando un regalo. Sto scherzando. Ve lo mando lo stesso, lo sapete, c'è in atto il giveaway, quindi partecipate, vi raccomando. E chiudiamo qua il discorso del giveaway. Poi, seconda domanda, ombretti preferiti, sia in crema che normale. Allora, per quanto riguarda in crema, io ho i miei preferiti, che sono questi due long lasting della Kiko. Questi due sono il numero 28 e il numero 31. Questi sono favolosi, io li adoro. Veramente li utilizzo tutto l'anno, non li utilizzo soltanto per quanto riguarda la primavera. Però sono gli ombretti che mi piacciono di più perché utilizzo adesso dei trucchi più particolari. Questo ho fatto un trucco con il 31. Ho fatto un trucco che ho partecipato anche al concorso di Kiko che c'è stato ed è il 28, che è questo qua, e il 31. Sono dei colori favolosi. Questi hanno 1,64 grammi di prodotto con una scadenza di 24 mesi. Devo dire che sono favolosi, favolosi veramente. Mi piacciono tantissimo e poi li sfumo facilmente all'inizio, dopo invece no.
Sempre per quanto riguarda il long lasting della Kiko, vi faccio vedere gli ultimi due che ho acquistato proprio di recente e che sono pazza di questi due ombretti, perché li ho associati. Questi sono quelli. Questi erano di un'edizione limitata, se non mi sbaglio, questa qua. Questi invece sono della linea permanente. E io ho comprato questi colori perché ho preso anche gli Infinity Eyeshadow, sempre della Kiko. E ho preso il numero 36 e il numero 42. Adesso ve li swatcho pure. Sono veramente belli. Poi con l'ombretto di sopra che ho preso uguale sono favolosi, veramente. Poi io con questi ombretti mi ci trovo veramente bene, 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 bene. Allora, il numero 36, 36 era, sì, vero? Il numero 36 è un borgogna con riflessi rosa, molto, molto particolare. Invece il numero 42 è un lilla scuro. Veramente mi piacciono. Poi in caso vi faccio vedere gli swatch proprio da vicino. E questi sono per quanto riguarda gli ombretti in crema. Invece per quanto riguarda gli ombretti in generale, vi faccio vedere la palettina sempre della Kiko, proprio nemmeno lo faccio apposta, comunque quelli della Kiko, ed è di una linea vecchia ed è il Color Fever, lo 01. Questa ha pure uno specchietto grande, ha uno specchietto grande, e questi sono i colori. A me piacciono tanto perché sono dei colori che sfrutto tantissimo. Infatti questa è la seconda, aspettate, era tutta imbarberata. Questa è la seconda che ho, la prima già l'avevo finita. Mi trovo benissimo con questi colori. Io adesso ve li swatcherò sperando che si vede qualche cosa. Questi sono i colori, ovviamente vedete come sono pigmentati, e ve li faccio vedere qua. E sono questi quattro. Aspettate che l'ultimo si vede male, ma perché ne ho preso poco. E sono questi quattro. Vedete? Non so se si vede questo. Ma è bellissimo, e infatti l'ho utilizzato per fare il trucco di oggi. Questa palettina è favolosa, mi ci trovo veramente bene, bene, bene. Adesso mi sono sporcata tutte le mani e devo ancora toccare altre cose. Brava Stefania, grazie, grazie. Per quanto riguarda gli ombretti, utilizzo molto, molto spesso questi qua che vi ho fatto vedere. Proprio questi li utilizzo tantissimo, perché anche se questa palettina ha dei colori tra virgolette nude, è tutta brillantinata e mi piace un sacco, perché proprio i brillantini mi piacciono veramente. Guardate ancora le mani sporche di ombretto e le ho pulite. Comunque, andiamo avanti. Terza domanda, il rossetto preferito. Allora, per quanto riguarda i rossetti preferiti, ne ho un bel po' da farvi vedere. E sono tre. Due della Kiko, nemmeno farla apposta, e uno della Nabla. Allora, per quanto riguarda quello della Kiko, questo qua è il Virtual Dream Lipstick ed è lo 04 Modern Pink. Di questi ne ho preso soltanto uno, era quella dell'edizione limitata, anche questa. Ne ho preso solo uno perché gli altri colori non mi piacevano. Adesso vi faccio lo swatch. Ed è questo, bellissimo colore, veramente bello, 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 bello. Mi piace veramente tanto. Questo rossetto che è stupendo, veramente stupendo. Aspettate, è che se io accendo la luce, mi vedete poi con il riflesso, vedete, della luce, e per questo non l'accendo. In caso dopo vi farò vedere lo swatch da vicino. Comunque, per quanto riguarda questo rossetto, io sono andata alla festa che c'è stata al mio paese e l'ho indossato. Io mi sono truccata alle 7:30 di sera, sono ritornata a mezzanotte, poi ho mangiato, perché quando sono arrivata a casa ho mangiato subito,
perché dovevo andare a letto, eccetera, eccetera. Ho mangiato subito e il rossetto era leggermente tolto, ma una po'. Cioè, si era tolto leggermente, ma c'era sempre quella patina di rossetto, cioè mi è rimasto. Io ci ho pure mangiato, cioè un sacco di ore in più ho mangiato e questo rossetto è rimasto così com'era. Quindi io lo gradisco, lo preferisco veramente a tanti altri. Poi mi piace perché è un bordeaux bellissimo e io lo utilizzo accoppiata alla matita che c'è sempre della Kiko. Che vi faccio vedere che è questa qua ed è l'Automatic Precision Lip Liner ed è nella colorazione 506. Proprio è la sua matita. Aspettate che ve la metto vicino. E io l'adoro veramente. Cioè, tutti mi hanno fatto i complimenti per questo rossetto ed è questa la matita perché è un bellissimo, veramente bellissimo rossetto. Poi andiamo avanti, un altro rossetto ed è della linea Shine Last Lip Tint ed è nella colorazione 13. Questo vi dico quanti grammi è 4,3 grammi ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Io non ricordo, questo è il packaging, questo qua, io non ricordo i prezzi quindi è inutile dirveli. Nemmeno a farla apposta un colore molto molto simile, veramente molto simile, però ovviamente non ha la stessa coprenza di questo ed è questo qua. È bellissimo anche questo veramente perché ha dei riflessi particolari. Ovviamente per adesso lo vedete liquido, poi automaticamente lo vedete lucido. Per adesso lo vedete tanto lucido, ma dopo si toglierà e rimarrà proprio come una tinta. Io mi ci sono trovata bene, ovviamente non l'ho proprio provato tutto il giorno, ci sono soltanto uscita, quindi un 2-3 ore, 2-3 ore l'ha fatti benissimo. Io adesso ad esempio voglio incominciare a testare queste tinte e questi rossetti per vedere la durata. Coglierò l'occasione quando uscirò e quindi li metterò più spesso. Il terzo rossetto, perché ne dovevo mettere proprio tre perché sono quelli che utilizzo veramente tanto, ed è il Liquid Tech Lip Color. Questo l'ho messa per la festa delle donne e mi hanno fatto un sacco di complimenti per il colore. E questo è il colore Blossom Dance della linea Nabla. Sapete tutti che è la linea di Mr. Daniel Makeup. E il rossetto è questo. Ovviamente è una tinta. Ed è questa. Questa qua. È molto molto bella. Io ovviamente ho adattato il trucco a questo rossetto. Ed è stato favoloso veramente. È una tinta. Io ho mangiato con questa, si è tolta leggermente. Questo sì, non mi è durata tanto. Però fino all'antipasto ce l'avevo. Poi per quanto riguarda la pizza mi sporcava automaticamente. Io mi pulisco ogni 5 secondi e quindi si è un pochettino tolta. Però devo dire che è rimasta a confronto ad altri rossetti. Questa è rimasta molto di più. Come vedete, quello della Kiko si sta seccando. Quindi poi vediamo se la resa dà. Vediamo come diciamo risulta. Poi, numero 4, lo smalto preferito primaverile. Allora, lo smalto preferito primaverile sono due e sono tutte e due della Pupa. Il primo è questo, lo 011 della Color Gel, Lasting Color Gel. Ed è lo 011, per me è un rosa fenicottero bellissimo, mi piace tantissimo. Quando lo metto nelle unghie, tutti mi dicono che smalto sto utilizzando e impazziscono tutti per questo colore. A me piace tanto, veramente, perché mi piace, mi dà. Io questo l'ho indossato una settimana fa e ho fatto tutte le mani con queste, tranne il pollice e pollice, indice, medio, l'anulare.
Non mi ricordavo come si chiama. Comunque ho fatto il pollice e l'anulare con il bianco. Favoloso, veramente favoloso. Mi piacciono tanto gli smalti della Pupa. Io ovviamente gli metto il Sèche Wit di sopra e mi durano una settimana. E io lavoro e poi diciamo faccio le pulizie a casa, quindi. L'altro smalto ed è questo, sempre della linea Lasting Color Gel ed è lo 055. Questo è favoloso perché è un azzurro particolarissimo, specialmente adesso, cioè considerate lo smalto è favoloso, favoloso. Questo per trovarlo mi sono girata esattamente Douglas, Sephora, due volte Gardenia e poi me lo sono fatto portare direttamente da Gardenia. Gliel'ho chiesto alla commessa che Gardenia delle Porte di Catania sono delle commesse bravissime e gentilissime, anzi c'è anche un commesso molto bravo, ma veramente di una gentilezza pazzesca a confronto degli altri negozi tipo come Douglas o Douglas, che proprio sono di uno sgarbato atroce. Infatti io non ci entro quasi mai. Soltanto se Gardenia non ce l'ha, allora passo da Douglas, ma di norma non ci vado perché gli smalti costano molto di più. Gli smalti, la qualsiasi cosa costa molto di più dal Douglas. Comunque, chiudiamo il discorso. Questo smalto è bellissimo. Ve li faccio vedere tutti e due. Li voglio provare adesso tutti e due, facendo il pollice con l'anulare con il fucsia e poi tutto il resto azzurro, oppure al contrario, vediamo. In caso se avete dei consigli, scrivetemi nei commenti e mi dite come posso abbinarli. Io vi faccio vedere poi gli altri smalti che ho preso perché ho avuto lo sconto da Limoni e ho preso altri smalti sempre della Lasting Color Gel. Poi, quinta domanda: accessori primaverili. Accessori primaverili ve li faccio vedere perché mi sono arrivati e sono questi qua. Questa è una ragazza che fa oggetti in fimo e ha una pagina su Facebook. Devo dire che io cercavo degli orecchini perché avevo la cresima di mio figlio e siccome in base al mio vestito, che era anni 50, in caso vi metterò una foto del mio vestito, indossato da me ovviamente, e volevo gli accessori per quanto riguarda questo vestito. Quindi ho guardato su internet e mi è sbucata questa foto di questi orecchini favolosi, che vi metterò la foto anche di questi. E gli orecchini con l'anello. E in base al vestito, perché il mio vestito è a pois, questi orecchini erano con il fiocchettino a pois, quindi erano favolosi. Poi c'è l'attrice che non ricordo il nome, ma è un'attrice su per giù degli anni 50, qui, che si vestiva, cioè che era degli anni 50, sì, su per giù era negli anni 50, quindi era abbinato al mio vestito, gli accessori, quindi una cosa pazzesca. Ho fatto una figura bellissima perché tutti mi hanno detto: oh, ma sono bellissima, ma dove le trovate? E io ovviamente poi gliel'ho detto dove l'ho trovata. Mentre ho preso, comunque, io mi dilungo, mi sto dilungando, io non lo so perché. Prima avevo paura a parlare tramite la videocamera, ma adesso sto facendo dei video troppo lunghi. Comunque, mentre prendevo questo orecchino e questa collana, ho visto che aveva delle cose favolose. Io quando ero piccola guardavo sempre un cartone animato, che per me era il cartone animato della mia vita veramente. Mi piaceva tantissimo, ero pazza di questo personaggio. Poi la canzone la cantavo sempre, ce l'avevo sempre nella radio. E quindi gli ho richiesto questa collana e questo bracciale e la ragazza me le ha fatte. Adesso vi dico come si chiama la ragazza. La pagina Facebook è Creazioni. Poi ve lo scriverò qui sotto perché è scritto Creations. Ve lo scriverò in caso qui sotto. Lei scrive nel bigliettino: tutte le mie creazioni sono pezzi unici perché realizzati interamente a mano, con cura e passione.
La presenza di piccole imperfezioni non è da considerarsi un difetto, anzi è certificazione di un prodotto realmente artigianale. Veramente a me sono piaciuti tantissimo, infatti non vedo l'ora di indossarli. E vi faccio vedere questa, che ovviamente l'avrete capito è memole. Questa è la collana, come vedete, è la collana dove c'è memole. Adesso ve la faccio vedere da vicino. E poi, in caso vi metterò proprio la foto da vicino. A me piace tantissimo perché mi piacevano molto gli occhi di memole. E questo, questa collana ha proprio gli occhi identici, cioè mi fa impazzire. Lo stesso che la guardo proprio... mi fa una tenerezza pazzesca questa collana, bellissima. Oltre la collana io ho preso pure il bracciale, infatti è questo, il bigliettino è questo, adesso poi ve lo metterò da vicino, e il bracciale è questo, sempre con memole. E mi sono fatta una piccola parure per quanto riguarda collana e bracciale, perché come orecchini non ne cambio molto, però collane e bracciale mi piacciono tantissimo. E questa è favolosa, veramente favolosa, mi piace, proprio la delicatezza di memole è una cosa particolarissima. Poi il braccialetto è fatto molto bene, mi piace anche la catenina. E devo dire che questa ragazza è molto brava. Poi, come capo d'abbigliamento, non vi posso far vedere una maglietta singola, perché io ne utilizzo tante. Ve ne faccio vedere proprio una, tanto per farvela, proprio per farvela vedere, ed è quella che indosso, che ovviamente, come sapete tutti, io sono pazza delle magliettine della Disney e soprattutto di Minnie. Quindi Minnie è il mio personaggio preferito della Disney e questa è la magliettina. Mi piace tantissimo. E, io adoro queste magliettine. Mi piacciono veramente tanto, mi ci trovo bene. Poi sono abbastanza lunghe dalle maniche, cosa che non trovo in altre magliettine. Non so come mai, ma non trovo altre magliettine così lunghe dalle maniche. E mi ci trovo veramente bene. Poi il cotone è favoloso. Mi piace il bordino anche che ha qua sotto, vedete? Cioè è lunga, non è corta. Mi piace veramente tanto. Comunque, mi piace veramente tanto, ma sto a fare. E niente, bene, questo video tag si è finito. Ora vi faccio vedere una panoramica degli swatch, accenderò la luce e ve li farò vedere da vicino. Il video tag è finito, io ovviamente saluto Paola Style e le mando un grossissimo bacio e veramente ti abbraccio tantissimo e sei veramente forte, mi piace. Mi piace tanto vedere i tuoi video, te lo dico proprio con tutto il cuore, con tutta la mia sincerità. E niente, che dirvi, iscrivetevi ovviamente al canale di Paola. Vi raccomando, iscrivetevi e anzi vi raccomando, partecipate al mio giveaway che è in atto dei prodotti della Essence, ve lo linkerò anche questo qua sotto. E come vi dico sempre, cosa dirvi di più? Come vi dico sempre, mi siete spaventati? Come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!